Ciao a tutti, oggi ci alleniamo insieme. Ho per voi una lezione di Pilates che andrà a lavorare su tutto il corpo. Se avete voglia di sostenermi, sostenere il mio canale, cliccate il bottone iscriviti e la campanella delle notifiche. Iniziamo subito e oggi iniziamo sdraiati. Quindi andiamo ad appoggiare bene i glutei a terra, piedi in appoggio, scendiamo, ci possiamo aiutare benissimo con le braccia. Ok, e qua ci sistemiamo, sentiamo bene il sacro appoggiato a terra, la colonna allungata, spalle verso il basso, palmi a terra. Portiamo un secondo attenzione al respiro, vogliamo inspirare dal naso ed espirare dalla bocca e cerchiamo di espandere bene la gabbia toracica. Facciamo ancora due respiri. Magari sentiamo proprio la gabbia toracica posteriormente che preme sul pavimento quando inspiriamo. E un ultimo respiro. E ora cominciamo ad associare il movimento al respiro, il movimento delle braccia. Quindi andiamo a portare le braccia verso l'alto inspirando. E provo a sentire la gabbia toracica che rimane salda a terra, quindi se per fare questo alzo, rimango un po' più su, scendo fino a dove riesco a tenere stabile la gabbia toracica e poi porto le braccia di nuovo verso i fianchi. Bene, inspiro e salgo su, palmi verso le ginocchia. Espiro, palmi verso l'alto, scendo. Ne facciamo un altro in questa direzione, palmi verso il basso, inspiro, sento bene cosa succede alle scapole, espiro, scendo. E andiamo al contrario, inspiro, palmi verso il basso, espiro, inspiro, le scapole ruotano verso l'alto, cerco di non portare le spalle verso le orecchie, però espiro giù, facciamo l'ultimo. Inspiro ed espiro. Ora appoggiamo le mani a terra e cominciamo ad aprire l'anca destra. Quindi inspiro, espiro, apro l'anca destra e vado a stendere la gamba mantenendo l'anca aperta. Quindi l'interno, diciamo, della gamba guarda verso l'alto. Quando sono arrivata giù, ruoto la gamba parallela e torno su inspirando. Il piede scivola a terra. Espiro di nuovo, apro, controllo l'altra parte del corpo, cerco di tenerla il più stabile possibile usando l'addome. Espiro, scendo, inspiro, salgo. E l'ultimo. Cambio giro, quindi adesso espiro, faccio scivolare il piede verso il basso, quando sono giù ruoto l'anca esternamente, inspiro e torno su, tengo qua, vediamo che traballa ma cerco di non muoverla. Espiro, scendo giù, inspiro, salgo con l'anca aperta e l'ultimo, espiro, scendo giù. Inspiro, salgo verso l'alto, bene, richiudo e riappoggio il piede. Ci riassistiamo se ne sentiamo il bisogno, andiamo a fare dall'altra parte, quindi forti nell'addome. Inspiro, espiro, apro l'anca sinistra e scivolo giù con l'anca aperta. Quando sono giù, ruoto di nuovo la gamba parallela e torno su, inspiro. Espiro, apro, controllo l'altro lato, espiro, scendo. Inspiro, torno. Espiro. E da qua torniamo su in, questa volta invertiamo, quindi scendo con la gamba parallela, poi la ruoto e torno su, inspiro. E poi scendo. Allontano la gamba e inspiro, ruoto e torno su, controllo di qua e l'ultimo. Vado giù, espiro e
inspiro, torno su. Bene, da qua andiamo a unire i piedi, aprire entrambe le ginocchia, facciamo qualche respiro qua, lasciamo un attimo andare. Ok, e da qui andiamo a staccare i talloni inizialmente, poi stacchiamo del tutto le gambe, quindi sentiamo che comincia a lavorare l'addome, cerchiamo di tenere il bacino leggermente retroverso, quindi non permettiamo alla colonna lombare completamente di creare un arco, ma cerchiamo di controllare e di tenere. Bene, da qua andiamo a inspirare ed espirando solleviamo la testa e le scapole. Possiamo portare le mani dietro la nuca per sorreggere un pochino la testa, uniamo i talloni e andiamo a distendere le gambe per 4 volte e torno in questa forma diamante. Espiro, inspiro e gli ultimi due, espiro, inspiro e l'ultimo, espiro, inspiro, giù la testa, ritorno giù, abbandono un attimo le gambe, due respiri qua, pronti a ripetere. Benissimo, allora stacchiamo inizialmente i talloni, poi attiviamo forte l'addome, stacchiamo le gambe, andiamo su e cominciamo, inspiro ed espiro, in ed es, in ed es, in ed es. Bene, torno e appoggio giù gambe e testa, due respiri qua. Inspiro, espiro, così è un po' come se fossi al mare, mi rilasso completamente. Bene, ritorniamo bene consapevoli del centro, attiviamo l'addome, cominciamo a staccare i talloni, poi tutto il piede, mi sollevo, preparo la posizione e da qua inspiro ed espiro, 4 e 3 e 2 e 1. Benissimo, torniamo, appoggiamo la testa, braccia lungo i fianchi, le gambe questa volta le portiamo verso il soffitto. Ora lavoriamo gli adduttori anche in questa posizione, quindi andiamo a inspirare, espirando portiamo giù le gambe e poi torniamo su, intrecciamo, intrecciamo e andiamo giù. Salgo, intreccio, intreccio e scendo. E gli ultimi due, intreccio, intreccio e scendo. E l'ultimo, intreccio, intreccio e scendo. Torno su, fletto le gambe, apro le braccia a croce. Sostengo bene nel centro e andiamo a inspirare, espirando. Portiamo le gambe verso destra. Vogliamo sostenere, quindi sentiamo che si attivano gli obliqui dell'addome. Scendo. Le spalle non si staccano, torno, inspiro, espiro, vado dall'altra parte, le gambe sono unite, inspiro e vado dall'altra parte, inspiro, sostengo l'addome, espiro, e ancora tre, inspiro, espiro, tre, e ancora due, vado e vado. Ora centrali, inspiro, espiro, tenendo bene il centro, faccio scendere le gambe fino a dove sento che non curvo la lombare, quindi che riesco a sostenere il centro. Torno su e lo ripeto, due e tre e 4. Torno e appoggio un attimo un piede e l'altro giù. Andiamo un attimo ad allungare la cervicale, quindi afferriamo, intrecciamo le dita dietro la nuca, chiudiamo i gomiti, lasciamo un attimo la testa appesa qua, respiriamo, 4 respiri.
Ancora uno, inspiro, espiro e torniamo giù. Bene, braccio di nuovo a croce, raccolgo, raccolgo, inspiro e di nuovo verso destra, 4, inspiro e 4 e 3, 3, 2, 2, 1, 1, torno al centro, inspiro, espiro, cerco terra, lavoro qua al centro, sostengo, inspiro, ancora scendo, tengo il bacino e salgo e ancora due, quindi l'angolo rimane di 90 gradi, salgo, inspiro, espiro e salgo. Bene, di nuovo appoggiamo una gamba, appoggiamo l'altra, respiriamo. Se vogliamo di nuovo intrecciamo le dita, chiudiamo i gomiti e cominciamo a sciogliere bene la cervicale. 4 respiri qua. E torniamo giù. Ultima, raccolgo, raccolgo, destra. E torno, sinistra. E ancora, 3. E 3. E 2. 2. E 1. Torniamo al centro, sosteniamo, inspiro, espiro giù per 4 e 3, non importa se arrivo a terra, mi concentro qua, più mi stancherò e più magari ho bisogno di fermarmi prima, 3 e 4, ok, torno su, appoggio, appoggio e per l'ultima volta posso andare ad afferrare la nuca e lasciare la testa completamente abbandonata nelle mie braccia, respiro forte, profondamente, ancora due respiri. Torno giù. Ora, gambe di nuovo tabletop, ginocchia bene unite, andiamo a fare dei roll up con le gambe in questa posizione, quindi le braccia vanno oltre le orecchie, come abbiamo fatto prima vogliamo stabilizzare la gabbia toracica, quindi non andiamo qua ma lasciamoci bene aderenti a terra. Bene, adesso voglio andare a inspirare, porto le braccia al soffitto, espiro, attivo forte l'addome, salgo, non importa se usiamo un pochino le gambe per aiutarci a salire, poi le recupero, inspiro, allungo bene la colonna e poi espiro, torno di nuovo giù, una vertebra dopo l'altra. Aspettate che sposto questo e le braccia vanno vicino alle orecchie. Di nuovo inspiro, espiro, salgo. Inspiro, allungo bene la colonna, espiro, scendo. Ancora due, inspiro, braccia al soffitto, espiro, salgo. Inspiro, su le braccia, espiro, scendo. E l'ultimo, inspiro, espiro, salgo. Inspiro, espiro, scendo. E ora rolling leg ball per 4 volte. Devo togliere il coso, ok. Vado indietro e salgo su, trovo un secondo di stabilità e poi ancora due e torno su e tre, torno su e l'ultimo, giù e torno su, appoggio un attimo i piedi, vado ad abbracciarmi e mi riposo un attimo qui, due respiri, allungo bene la catena posteriore del corpo, mi rilasso, lascio andare la testa. E da qua inspiro su le braccia,
Poi mani vicino al corpo e andiamo in quadrupedia per portarci subito con il peso sui piedi e a srotolare verso l'alto la colonna. Bene, da qua andiamo a inspirare. Espirando, fletto le ginocchia, una vertebra dopo l'altra, scendo giù piano piano. Appoggio le mani, le guardo, cammino e vado verso la mia plank. Quindi polsi sotto le spalle, attivo bene l'addome, attivo i glutei. Qua appoggio le ginocchia oppure no, inspiro, espiro, scendo, appoggio la pancia a terra. Fronte sulle mani. Riprendiamo un secondo fiato qua, tranquilli. Facciamo un profondo respiro, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. E adesso lavoriamo un po' ad estendere le gambe, quindi andiamo a inspirare, espirando portiamo verso l'alto la gamba destra e torno giù. Inspiro, espiro sulla gamba sinistra. Inspiro, torno giù. E destra, su. E giù, in. Sinistra, su. E giù. Ne facciamo ancora due per lato. Destra, su, attivo bene il gluteo. E giù. E sinistra, in. S. Inspiro, destra, l'ultimo a destra e l'ultimo a sinistra. Ora inspiro, espiro, le porto entrambe su, non importa se i talloni vanno a guardarsi un pochino. Poi fletto le gambe e le stendo di nuovo giù. Inspiro, espiro. Sollevo le gambe, poi le fletto, magari piedi a martello e poi piedi a punta e torno giù. E ancora inspiro, espiro, sollevo, fletto i piedi a punta, inspiro giù. Quando scendo giù e inspiro, spingiamo il coccige verso terra per riequilibrare un po' la lombare. Ne facciamo ancora tre. Quindi inspiro, espiro, salgo, fletto, magari uniamo i talloni adesso e torno giù. E ancora due, salgo, fletto, unisco i talloni e torno giù, inspiro e facciamo l'ultimo. Salgo, fletto, unisco i talloni e stendo di nuovo giù. Benissimo, da qua andiamo a flettere le gambe e oscilliamo a destra e a sinistra per distendere un po' la zona lombare con le tibie. Rimaniamo rilassati nella parte alta. Ok, e adesso torniamo al centro, giù le gambe, andiamo a distendere le braccia parallele al pavimento lungo le orecchie. Questa volta quando solleviamo la destra solleviamo anche un pochino il braccio sinistro, quindi inspiro ed espiro, su, braccio sinistro e gamba destra e giù, braccio destro e gamba sinistra e alterniamo ancora per 4 e giù, 3 e giù. Bene. Appoggiamo le mani vicino al corpo, andiamo un attimo a distendere la schiena. Inshell stretch, lasciamo andare anche le braccia e le spalle morbide. Inspiro. Espiro. E poi inspiro ed espirando torno giù, andiamo di nuovo a lavorare in quella zona, appoggiamo bene la pancia a terra e nuovamente braccia lungo le orecchie, questa volta vado su con le gambe
salgo col busto e andiamo a portare un po' più su una gamba e poi l'altra, quindi swimming, 1, 2, 3, 4, sento tutta la catena posteriore attiva, 7, 8, 9 e 10, inspiro, rimango, espiro, appoggio, esce, stretch, e rilasso per un secondo. Cerchiamo di sentire il respiro nella parte bassa della colonna. Come se potessimo andare a portare l'aria proprio lì a livello dei lombi. Creiamo lì l'espansione. Benissimo. E adesso riscivoliamo in avanti, quindi da prima stendiamo le braccia, poi spostiamo un pochino il peso in avanti, poi se vogliamo appoggiamo un avambraccio, l'altro, di modo da gradualmente appoggiare la pancia a terra. Io sistemo sempre il microfono. Bene, una volta che siamo giù, adesso vogliamo andare ad appoggiare di nuovo la fronte sulle mani, di nuovo a dare sollievo con delle piccole torsioni basse, quindi portiamo le gambe flesse a destra e a sinistra, respiriamo, facciamo ancora per 7, 6, al vostro ritmo, vi do io lo stop, 8, respirate profondamente, sentite la zona lombare che si distende un pochino, che si rilassa un pochino. L'ultimo, torniamo al centro, stendiamo le gambe, puntiamo i piedi. Ora portiamo le mani vicino alle spalle, all'altezza delle spalle. Cominciamo ad attivare l'addome, attivare i glutei, vogliamo salire facendo un push up, possiamo lasciare le ginocchia a terra oppure in un'unica soluzione andiamo a inspirare, attiviamo e ci portiamo su. Da qua siamo in plank, andiamo a portare i talloni verso sinistra, ad aprire il braccio destro verso l'alto, inspiro, espiro, fletto le ginocchia e mi ritrovo una gamba sopra l'altra, appoggio l'avambraccio a terra, gomito sotto la spalla, non cado nella spalla ma attivo bene anche gli obliqui, rimango su, solleviamo le tibie, mano dietro la nuca e andiamo ad aprire e a chiudere, inspiro, espiro, e 3, 4, 5, 6, 7, e 8, rimaniamo 8, 7, sentiamo bene il gluteo dietro che lavora e tutta questa fascia laterale, ancora, bene, e di nuovo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimaniamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gli ultimi, stiamo 8, 7, non dimentichiamoci la spalla, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, distendo le gambe, mano e l'altra, passo dalla quadrupedia, io mi giro, voi rimanete pure di qua, e da qua di nuovo plank, stendo e stendo, questa volta i talloni vanno verso destra, il braccio sinistro si apre verso l'alto, tengo un secondo e scendo giù. Appoggio l'avambraccio, gomito sotto la spalla, gamba sopra gamba, mano dietro la nuca, sollevo le tibie e siamo pronti anche di qua per 8, 7,
7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Sto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, stiamo 8, 7, 6, non cedo, 5, 4, 3, 2, 1 e ancora 8, 7, 6, 5, tengo anche l'addome, 4, 3, 2 e 1, sto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E giù, mano a terra e andiamo in quadrupedia. Bene, da qua sosteniamo sempre questa posizione un pochino a livello dell'addome. Rimanete lì, cominciamo a fare cat stretch. Quindi inspiro con la colonna neutra, sguardo sempre fra le mani. Espiro, sguardo all'ombelico, coccige, corona della testa verso il basso. Inspiro, colonna neutra, sostengo il centro, giù le spalle. Espiro. Inspiro, colonna neutra, attivo l'addome. Espiro. Bene, l'ultimo, inspiro. Espiro. Benissimo. E da qua andiamo a sederci a terra con il piede destro a metà più o meno della coscia sinistra, seduti bene su entrambi gli ischi. La tibia sinistra vicino alla coscia, il piede dietro puntato di modo da non rimanere col piede un po' storto. Sosteniamo sempre il centro e andiamo a fare la sirena. Mani lungo il corpo, andiamo a inspirare, portiamo su le braccia verso l'alto, espiro, appoggio la mano sinistra a terra e mi allungo verso sinistra, prendo bene il fianco destro, rimaniamo qua qualche istante, respiriamo, collo morbido, inspiro, espiro. E l'ultimo, il gomito guarda il fianco, non sta qua né qua, vuole guardare il fianco così si porta giù la spalla. Inspiro, torno su, espiro, compensiamo solo un respiro dall'altra, S. E appoggio la mano e di nuovo torno in quadrupedia e vado a sedermi e andare dalla parte opposta. Quindi adesso abbiamo il piede sinistro a metà più o meno della coscia destra, la stessa posizione, potremmo avere più difficoltà o meno difficoltà ad avere entrambi i glutei a terra, cercate di prediligere appunto il fatto di avere i glutei ben saldi a terra, piuttosto andate in una posizione più semplice a gambe incrociate o anche seduti sui talloni. Bene, inspiro sulle braccia, espiro, appoggio la mano destra e mi inclino verso destra, gomito verso il corpo, respiro qua. Benissimo. E torno su, inspiro, espiro, appoggio la sinistra, espiro, mi inclino, appoggio la mano. E di nuovo quadrupedia, questa volta vado a sedermi sui talloni. Bene, da qua andiamo ad aprire bene le braccia, inspiro, espiro, vado a ruotare da prima verso sinistra, inspiro, espiro verso destra, tengo bene l'addome, inspiro così semplicemente, ancora due, due per lato, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, le spalle sono basse,
inspiro ed espiro. Da qua aggancio con la mano sinistra il ginocchio destro, appoggio o la mano dietro a terra, ma se non arrivo, non creiamo mai un disallineamento in torsione, appoggiamo la mano sul fianco, oppure se la spalla ce lo permette, facciamo scorrere la mano e la facciamo andare sul fianco sinistro. Due respiri qua, collo morbido. Torno. Dall'altra parte andiamo un attimo a riallungare verso l'alto. E andiamo di qua, anche qui posso intrecciare la mano vicino al fianco destro, respiro. Ancora uno, torno, pugno dietro la schiena, inspiro, apro bene le spalle, il petto e poi scendo giù. E lascio cadere le scapole verso il basso. E facciamo gli ultimi 4 respiri qua, lasciandoci andare completamente in dal naso, resta alla bocca. In. S. E inspiro. E l'ultimo grande inspiro. Espiro. E srotoliamo verso l'alto piano piano. E abbiamo finito. Bene, spero che la lezione vi sia piaciuta. Se fosse così, non dimenticatevi di farmelo sapere con un mi piace o con un commento. Scrivetemi anche se avete dei dubbi o delle richieste di lezioni. Io sono qui per voi. E noi ci vediamo al prossimo video.